Il nostro obiettivo è quindi entrare negli Atti degli Apostoli. Allora, nel programma che è stato distribuito, vedete in 9 puntate, quanto sono le coppie di ore di cui noi disporremo in queste settimane, noi cercheremo di entrare nella dimensione storico-culturale di questo libro, di questo articolatissimo, ricchissimo e lungo libro del Nuovo Testamento, approfondendo poi, secondo le varie sezioni interne agli Atti degli Apostoli, quelli che sono alcuni testi. Evidentemente noi disponiamo di 18 ore, non di 72, quindi è del tutto evidente che noi non possiamo fare che non alcuni sondaggi. Tenete però presente che in nessuna istituzione accademica, teologica, perlomeno in Italia, capita di avere un corso di 18 ore per gli Atti degli Apostoli. Questo per dire che mediamente gli Atti degli Apostoli sono la Cenerentola delle attenzioni neotestamentali, insieme a qualche altro testo, perché dei Vangeli sinottici si occupa, del Vangelo secondo Giovanni altrettanto, delle lettere paoline sì, e chissà perché gli Atti degli Apostoli sono sempre il parente povero di questo tipo di attenzione generale. Quindi questo è un dato molto interessante che dobbiamo cercare di capitalizzare. Allora, partiamo da un dato assolutamente importante. Dunque, la bibliografia che viene proposta nel corso è, la trovate sul retro della pagina che è stata distribuita. Un testo di riferimento sarà il libro mio, che è in fase di stampa, fra 10 giorni sarà a disposizione, quindi poi chi sarà interessato potrà averlo. Dio fa preferenze, letture esegetiche e ermeneutiche degli Atti degli Apostoli. Questa è la copertina di questo volume. Ovviamente ci sono poi tutta una serie di riferimenti che io ho indicato in bibliografia e che poi indicherò nel corso delle lezioni, quindi poi ciascuno è libero ovviamente di muoversi come meglio crede. Alla fine delle lezioni, alla fine di questo corso, è utile dirlo subito, io metterò a disposizione di tutti un elenco di argomenti interni al corso in modo che le persone sappiano su che cosa verterà la parte di esame che mi riguarderà, perché voi sapete ci sarà un esame in due parti, una parte legata a Donzani e una parte legata a me. E credo che sia molto importante che voi sappiate quali sono i riferimenti, perché è del tutto evidente che tutto non si può fare, questo è chiaro. Quindi all'interno di questa scelta di brani poi evidentemente ci sarà occasione di essere interrogati, esaminati dal punto di vista dell'interrogazione orale. Ecco, mi pare che il quadro sia questo, comunque ripeto, per qualsiasi domanda assolutamente a disposizione. Allora, dicevo, Atti degli Apostoli. Allora, già il titolo è abbastanza indicativo perché voi avete un sostantivo, atti, al plurale, e un genitivo degli apostoli che indica una pluralità a sua volta. Ecco, se noi ripercorriamo senza sapere nulla, nulla nel senso senza avere nessun tipo di nozione specifica su questo libro, questi 28 capitoli, e cerchiamo di capire perché abbiano questo titolo, perché dal secondo secolo d.C. praticamente abbiano questo titolo, resteremo abbastanza stupiti. Perché atti che cosa vuol dire per noi nella nostra cultura contemporanea? Azioni, cose compiute in qualche misura. E dire degli apostoli, per una persona che ha una minima conoscenza di carattere religioso e biblico, significa pensare ai 12. Certo, potremmo essere facilitati pensando che fossero ormai rimasti in 11, calcolando che il 12° per varie ragioni non era più presente, ma in ogni caso una pluralità in questi sensi. Invece, se noi andiamo a leggere, ripeto, con attenzione, ma molto in superficie, questi 28 capitoli, vediamo innanzitutto che ci sono sostanzialmente due protagonisti, meglio, due personaggi principali. Pietro nella prima parte, Paolo nella seconda. E che certamente ci sono varie altre figure di donne e di uomini che svolgono una funzione importante in vari episodi, ma sono sostanzialmente marginali e comprimari rispetto alla centralità che queste due figure, Pietro prima e Paolo poi, hanno. L'altro aspetto importante è esattamente l'espressione atti. Allora, se noi non abbiamo un riferimento di carattere storico-culturale antico, buona parte del significato di questa parola ci sfugge. Forse molti dei presenti sanno che nella letteratura ellenistica, certamente a partire dal IV-III secolo a.C. in poi,
tante opere letterarie, non soltanto di carattere storiografico, ma letterarie in generale, avevano all'interno del titolo o comunque nel quadro del proemio l'espressione ta pragmata, dal greco i fatti, le azioni. Ma dire fatti e azioni è riduttivo, perché nel sostantivo pragma pragmatos il risultato finale qual è? L'idea di azioni che sono arrivate a compimento. Ecco, il redattore lucano, che contestualmente è, non dico autore perché non è la parola giusta, è in qualche modo compilatore, esaminatore, interprete sia del Vangelo riferito al suo nome, sia di questa seconda opera, cioè il quinto libro del Nuovo Testamento, segue assolutamente una tradizione, una caratteristica culturale che è quella di tante opere dell'antichità ellenistica. Certo, per quel che riguarda gli Atti degli Apostoli siamo nel primo secolo dopo Cristo, quindi a distanza di qualche secolo dall'inizio dell'epoca che ho appena citato, ma l'idea di fare riferimento ad azioni, atti, fatti legati al vivere delle persone è un elemento che anche il redattore lucano riprende all'interno di questa sua opera e concepisce questa sua opera in questo modo. E questo è un dato molto interessante, perché se noi dovessimo ripetere questo titolo, Atti degli Apostoli, e potessimo pensare in qualche modo a tante altre opere anche molto più vicine a noi, in qualche modo riconducibili a questa struttura, beh, penseremmo tutto sommato delle cronache. E invece noi sappiamo, e noi ci renderemo conto anche nel corso di queste nostre lezioni, che gli Atti degli Apostoli sono tutto fuorché una cronaca, nel senso stretto che noi diamo a questa espressione. E quindi se noi consideriamo, come dicevo prima, l'attenzione che nella tradizione cristiana si è data a questa opera, a questo libro, a questo estesissimo libro, 28 capitoli, dobbiamo riconoscere che tutto sommato ci sono delle idee diffuse piuttosto superficiali sul rilievo che questo testo ha. Se voi fermaste 10 persone fuori da una qualsiasi celebrazione, o protestante o cattolica, o anche ortodossa, la domenica o in altro momento, e faceste questa domanda: qual è la prima idea che gli viene in mente o che ti viene in mente rispetto agli Atti degli Apostoli? Ammesso e non concesso che capissero la domanda che voi avete fatto, la risposta potrebbe essere estremamente vaga, perché l'idea comune che è stata diffusa nei secoli è che questa sia la storia della Chiesa primitiva, la storia delle origini cristiane, così come noi intendiamo l'espressione storia. E invece, voi lo sapete probabilmente per letture fatte in altri contesti, ma ce ne accorgeremo a fondo durante questa nostra ora di lezione, gli Atti degli Apostoli non sono la storia delle origini cristiane. È vero che ciascuna ricostruzione storica inevitabilmente parte dall'interpretazione dello storiografo, questo è chiaro. Ma noi sappiamo, quando parliamo di storia anche nell'ambito nostro contemporaneo, che per storiografia noi intendiamo una ricostruzione di fatti che cerchi il più possibile di andare alla verità di quello che si è verificato. Verità nel senso verificabile, quasi tangibile, insomma, del termine. E invece gli Atti degli Apostoli non sono questo. Ciò non significa che siano un cumulo di falsità e di invenzioni del redattore lucano, certamente no, ma sono qualcosa di abbastanza diverso. Se voi andate ai primi 4 versetti del Vangelo secondo Luca, la prima delle due opere, come dicevo, di questo redattore, noi vediamo come il redattore lucano è impegnatissimo a dire di essere uno di quelli che hanno compiuto la ricostruzione più fededegna possibile di ciò che era avvenuto sostanzialmente al Nazareno durante la sua vita pubblica, o comunque diciamo al Nazareno crocifisso e risuscitato nel senso più largo del termine. E questa ricostruzione in qualche modo viene continuata, ma cambiando sostanzialmente soggetto. E adesso entreremo in questo ambito e ce ne accorgeremo direttamente. Allora, sull'importanza degli Atti degli Apostoli per le origini cristiane non c'è dubbio, evidentemente, e ce ne accorgeremo. Ma noi non dobbiamo pensare che questi 28 capitoli siano un elenco di ricostruzioni storiche per dirci per filo e per segno, quasi fossimo stati direttamente anche noi lì presenti,
come le cose sono certamente e sicuramente andate. Nell'arco di tempo che va, dalla apparizione del Nazareno risorto, quindi dall'aprile del 30, fino a grosso modo la metà degli anni 60, quando si colloca la morte di Paolo a Roma. Noi di quei 35 anni all'incirca abbiamo tutta una serie di elementi conoscitivi, interpretativi, di grandissimo rilievo, a condizione che noi teniamo conto del fatto che si tratta di una ricostruzione storica teologicamente orientata. Perché il punto di riferimento fondamentale qual è? Non vorrei sembrare quello che svela l'assassino prima di raccontare il giallo, ma è un dato di fatto questo. Cioè noi abbiamo una conclusione del Vangelo secondo Luca, il versetto 53 del capitolo 24, in cui dopo l'ascensione del Maestro i discepoli ritornano verso il Tempio di Gerusalemme lodando Dio, e Dio è l'ultima espressione, l'ultima parola in greco del Vangelo secondo Luca, e abbiamo un inizio degli Atti degli Apostoli, lo vedremo insieme, che si riannoda certamente a quella conclusione, ma che ha come obiettivo quello di mostrare come il protagonista a questo punto, qual è? È il Vangelo del Dio di Gesù Cristo, diffuso, da diffondere, da testimoniare in ogni luogo possibile del mondo. Da Gerusalemme, dice il testo, fino agli estremi confini della terra, che come voi sapete nel caso dell'epoca significava per esempio fino, se possibile, alle colonne d'Ercole, andando verso l'Occidente. Di questo avremo modo certamente di parlare. Un grande esegeta anglosassone, Barrett, in un suo articolo sulla storicità degli atti scriveva qualche anno fa: non possiamo provare che le cose siano avvenute come le descrive Luca, ma se così non è stato, devono essere avvenute in modo simile o altrimenti il risultato non avrebbe potuto essere quello che è stato, cioè che una chiesa cristiana è nata a Gerusalemme e si è poi diffusa nel mondo mediterraneo con modalità varie e non coordinate. Ecco, quello è un dato di fatto, indiscutibile. Le comunità hanno cominciato da Gerusalemme una gemmazione particolarmente articolata, attraverso l'opera di Paolo e di altri, che le ha portate a moltiplicarsi nel giro di pochi decenni. E come vedremo nella nostra lettura, per esempio, di Atti 15, secondo una prospettiva dove la tensione fondamentale dell'epoca, passiamo attraverso la cultura giudaica per diventare cristiani, o ci limitiamo, nel senso più largo del termine, a fidarci di Dio e Gesù Cristo, indipendentemente da dove veniamo, è la diatriba rispetto alla quale la vittoria, se posso dire così, è certamente della logica più universale e meno ripiegata su una cultura più limitata e più ristretta. Diversamente è probabile che i discepoli del Nazareno sarebbero confluiti nel giro di al massimo due generazioni di nuovo nel giudaismo, cosa che invece, come sappiamo, non si è verificata. Ci siamo fin qui? Ecco, allora, in questo quadro generale vediamo qual è il tipo di prospettiva nella quale ci collochiamo. Noi, come dicevo prima, nella fase introduttiva, noi abbiamo l'obiettivo di confrontarci con gli Atti degli Apostoli, pensando ai testi in sé e anche pensando alle ricadute della nostra contemporaneità. Ecco, è del tutto evidente che oggi noi, in particolare dal 13 marzo dello scorso anno in poi, ci confrontiamo con, mi riferisco nell'ambito per esempio della Chiesa Cattolica, con uno sviluppo, un'attenzione alla dimensione dell'evangelizzazione in senso universale sempre più rilevante, un dato di fatto. Questo senza fare trionfalismi di nessun tipo sull'attuale Vescovo di Roma, ma sottolineando il fatto che solo una persona inconsapevole non si rende conto dei cambiamenti in atto. Nello stesso tempo, questo discorso su che cosa significhi diffusione del Vangelo nella contemporaneità assume delle ricadute e delle rilevanze sempre più significative, tenendo conto non soltanto dell'ambito intraecclesiale, quando io parlo di Chiesa parlo di Chiesa di Gesù Cristo nelle varie denominazioni, globalmente intesa, ma anche nel rapporto tra Chiesa e mondo contemporaneo. E quello che è interessantissimo è che quel che è avvenuto in quella fase del primo secolo dopo Cristo fu esattamente il confronto tra il Vangelo del Dio di Gesù Cristo
e la pluralità di culture in cui quella parola si poneva una tra le tantissime. Esattamente come il Nazareno era uno dei tanti predicatori che circolavano in Palestina negli anni tra il 28 e il 30 d.C. Ora nessuno è così sciocco da pensare di sovrapporre o identificare due epoche così lontane, due culture così lontane. Però i dati interessanti di questa apertura, di questa interazione universale sono abbastanza evidenti, quindi anche di questo in qualche misura certamente ci occuperemo. Ecco, questo è il quadro generale di questo tipo di attenzione che variamente crediamo di poter condurre. Veniamo ad alcuni dati di carattere introduttivo generale, al di là di quello che abbiamo detto sinora. Anzitutto, quali sono le fonti degli Atti degli Apostoli? Allora, siccome noi abbiamo abbandonato, credo tutti, penso ai presenti che non abbiano dei dubbi, la favola che è durata per secoli comprensibilmente, che Vangelo fosse la trascrizione parola per parola di quel che aveva certamente detto il Nazareno, una sorta di telecronaca, radiocronaca, non so come chiamarla, e nello stesso tempo abbiamo perso l'illusione che, o comunque l'idea che Atti degli Apostoli significhi una serie di fotografie istantanee di quello che si è verificato in quel momento. Prego. Perché sono una serie di azioni, di fatti, di elementi vari legati all'agire delle persone. E più ancora che all'agire degli apostoli, come sembrerebbe visto il titolo, all'agire della parola di Dio, all'agire del Vangelo nella vita delle persone che di volta in volta si succedono. Allora, se Fatti e Atti erano oggetto di tante opere storiografiche dell'età ellenistica, il redattore lucano riprende sostanzialmente una posizione analoga, pur evidentemente cambiando l'oggetto della sua attenzione. Quindi questa è una monografia storica, certo, sicuramente, ma una monografia storica con delle caratteristiche piuttosto particolari. Allora, il redattore lucano, chiamiamolo così per comodità didattica, è colui che ha portato a conclusione un lavoro redazionale e di confronto di fonti e documenti davvero sorprendente, davvero di grandissimo rilievo. Infatti, se noi andiamo a esaminare questo dato, dobbiamo tener conto che, a differenza di quel che gli è successo per il testo evangelico, cioè il Vangelo secondo Luca, dove egli aveva almeno un termine di confronto, che era la versione marciana, voi sapete che il Vangelo secondo Luca, in parte significativa, riprende elementi della versione secondo Marco. E quindi il redattore lucano aveva quel punto di riferimento, la versione secondo Marco e del materiale collegato. Nel caso degli Atti degli Apostoli non aveva nessun termine di confronto. E quindi, se noi andiamo a esaminare nei 28 capitoli la pluralità, per esempio, di generi letterari che trovate all'interno, la pluralità di riferimenti, per cui per esempio voi avete parti narrative e parti discorsive, cioè i grandi discorsi non soltanto di Pietro e di Paolo, ma anche di altre figure, ecco, già questo vi fa capire come il lavoro che ci ha portato all'edizione che noi oggi abbiamo tra le mani degli Atti degli Apostoli è stato un lavoro estremamente, estremamente complesso. Complesso perché non si trattava, come nel caso del Vangelo, di focalizzare l'attenzione sul Nazareno e sulle ricadute delle sue azioni e delle sue parole, ma si trattava di mettere per iscritto una tradizione delle elementi che erano innanzitutto elementi legati a tanti soggetti in campo, Pietro, Paolo e tanti altri, ma anche secondo delle dimensioni geografiche e culturali molto diverse. Provate a pensare che cosa vuol dire, per fare un esempio concreto, occuparsi di vicende, fatti e valori concernenti l'Asia Minore da una parte, le città della Grecia continentale dall'altra, la città di Roma, tutto sommato in termini inclusivi, e alcune isole del Mediterraneo. Già questo vi dà l'idea della molteplicità di riferimenti che il redattore lucano si è trovato di fronte.
Allora, se noi consideriamo questi 28 capitoli, vediamo che una grande scansione, una grande divisione, si può dare in questo modo. Il capitolo 15, versetto 35, è la fine della prima parte. Quindi da 1-1, tolti forse i primi due versetti, a 15-35 abbiamo il primo grandissimo blocco di materiali. In secondo luogo abbiamo la seconda grande parte da 15-36 alla fine del capitolo 28. Quindi, ripeto, 1-1, 15-35, 15-36, 28-31. Allora, nella prima parte noi abbiamo uno sviluppo narrativo molto importante con tanti racconti di miracolo. Racconti di miracolo in qualche modo riconducibili al modello dei racconti di miracolo evangelici. Secondo alcuni autori, ad Antiochia, o comunque in ambiente antiocheno, Antiochia di Siria evidentemente, si sarebbe verificata la fusione, la redazione di questi materiali. E Rinaldo Fabris, il grande esegeta italiano, rispetto a questo discorso della redazione, dice: probabilmente questa vicenda della prima parte degli Atti degli Apostoli procede più per accostamento di racconti o cicli narrativi autonomi che non per un concatenamento coerente o lineare dei fatti. Certo, non c'è una sequenza di fatti dall'inizio alla fine, ma una serie di accostamenti progressivi. Gli elementi si accostano variamente. La seconda parte, invece, da 15.36 a 28.31, è ancora più difficilmente individuabile per le fonti che aveva alle sue spalle. Nel senso che parrebbe esserci in sottotraccia una sorta di diario di viaggio, che però è stato un diario di viaggio che è molto arricchito da tutta una serie di ricordi personali e di varie tradizioni. Ci sono, per esempio, in questa seconda parte delle sezioni più o meno vaste chiamate le sezioni del noi. Cioè sono delle sezioni dove chi parla, parla in prima persona plurale. E allora molti hanno ritenuto che in questo caso, siccome c'è in quel caso protagonista è Paolo, ci fosse una sorta di compresenza tra Paolo e lo stesso Luca, che la tradizione ritiene sia stato sostanzialmente un collaboratore di Paolo in vari momenti della sua vita. Ecco, su questo discorso della collaborazione di Luca e dell'individuazione di chi fosse Luca poi diremo qualcosa, ma è molto interessante vedere come però questa faccenda delle sezioni del noi, questo aspetto è stato variamente controverso nella storia delle esegesi di questi brani. Quello però che è interessantissimo, pur tenendo conto di questa eterogeneità di questi 28 capitoli, è il fatto che chi scrive questo testo ha in mente in modo molto chiaro qual è il filo conduttore centrale. Il filo conduttore è quel che succede negli ambienti più vari dopo la proclamazione del Vangelo di Gesù Cristo. E quindi il filo conduttore fondamentale è, nel Vangelo secondo Luca, Gesù di Nazaret che proclama l'Evangelo del Regno e arriva sino alla morte di croce e poi all'apparizione del risorto, sempre in questa logica di annuncio. E quindi se il Vangelo è l'annuncio di Gesù di Nazaret, crocifisso e risuscitato, e quindi sostanzialmente quel Vangelo, quella versione evangelica, è l'annuncio di questo messaggio, allora gli Atti degli Apostoli sono in continuità con questo Vangelo perché sottolineano gli effetti della predicazione di questo Vangelo dopo l'ascensione di Gesù di Nazaret, dopo la sua risurrezione, nelle prime generazioni cristiane. Allora, in un quadro come questo, tenendo conto dei vari generi redazionali, tenendo conto del filo conduttore che ho appena citato, è molto interessante vedere come
è un'espressione questa che certamente avete già sentito in tante altre occasioni, come l'evoluzione del kerygma, cioè della proclamazione evangelica all'interno delle vicende di cui gli Atti degli Apostoli rendono conto, è davvero sorprendente. Sorprendente per gli effetti che ha, sorprendente per le prospettive che propone, a tanti livelli. E quindi quando noi teniamo conto di due piccole frasi, apparentemente trascurabili, ma che ricorrono in tanti snodi fondamentali di questo libro, cioè la progressiva crescita della Chiesa a causa delle conversioni sempre più numerose, e dall'altro lato il diffondersi irresistibile della parola con la P maiuscola, dunque la crescita progressiva della Chiesa e il diffondersi irresistibile della parola, ecco, se noi teniamo conto di questi due elementi fondamentali, vediamo come tutto si costruisca in qualche misura attorno a questi due dati. Quindi, quando io prima dicevo che noi non possiamo parlare degli Atti degli Apostoli come un'opera storiografica tout court, ma dobbiamo parlare degli Atti degli Apostoli, ce ne accorgeremo nelle nostre letture, come una narrazione storica che ha un punto di riferimento tematico centrale, ecco, dicevo una cosa che poi si realizza direttamente leggendo e si riscontra direttamente leggendo i testi. Allora, chi redige questo testo non è un letterato, non è un uomo di scuola, non è un accademico, è innanzitutto un pastore, cioè una persona impegnata nell'attività, potremmo dire, di diffusione missionaria, di diffusione del Vangelo. Quindi tutto è finalizzato a dare conto del ruolo che il Vangelo ha all'interno della storia di queste prime generazioni. D'altra parte, chi realizza questa opera è un uomo di un livello culturale notevolissimo. Tra i 27 libri del Nuovo Testamento, i due libri che hanno il livello di greco più elevato sono i testi lucani, gli Atti in particolare, e la lettera agli Ebrei. Se voi confrontate il livello della lingua greca, della Koine Dialectos che viene utilizzata dal redattore lucano, rispetto anche per esempio a quello che è il livello della lingua greca del Vangelo secondo Giovanni, voi vedete una differenza di qualità impressionante. Giovanni è rudimentalissimo dal punto di vista linguistico rispetto a quello che troviamo nei sinottici e poi in particolare negli Atti degli Apostoli, in particolare tra Luca e gli Atti. Dunque, il fatto che chi ha scritto questi testi, ha redatto questi testi, possa essere stato un giudeo altamente ellenizzato, è tutto sommato uno degli esiti fondamentali conclusivi a cui siamo arrivati sinora, poi senza mettere limiti al futuro, ma insomma tenendo conto che questo è un dato importante. Molti hanno ritenuto che fosse invece un ellenista con una grande conoscenza della cultura giudaica. L'ipotesi, la prima che io ho citato, sembrerebbe più realistica perché ci sono dei dati abbastanza chiari sul fatto che quest'uomo avesse una cultura molto notevole di entrambi gli ambiti, ma gli sfuggisse qualche aspetto. Per esempio, voi vedete nel Vangelo secondo Luca una attenzione particolare, per esempio in alcuni dettagli come la costruzione delle case, a un modello di casa che è quella ellenistica, non è quella giudaica, non è quella palestinese. I tetti con le tegole non sono tetti palestinesi. D'altra parte, alcuni riferimenti che noi vediamo circa una conoscenza non approfonditissima della geografia, in particolare della Palestina, fanno pensare che quest'uomo, questo redattore, fosse verosimilmente molto addentro dal punto di vista della conoscenza dei testi della tradizione ebraica, in particolare di quello che noi chiamiamo la Bibbia ebraica, il Primo Testamento, che avesse una grande competenza per quel che riguarda le tradizioni giudaiche, basta leggere per esempio i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca per capirlo, ma che avesse altri aspetti che lo orientano quindi sull'idea che fosse un giudeo di, potremmo dire, di cultura ellenistica, di una cultura greca significativa, tenendo conto appunto della qualità della lingua in cui si esprime.
Ecco, allora, se noi teniamo conto di questo dato, teniamo conto di questi aspetti, notiamo come in questi 28 capitoli, così ricchi di fonti diverse, di tradizioni diverse, la dimensione dell'intervento del redattore è molto importante. Faccio un esempio. Nelle occasioni in cui Pietro prima e Paolo poi tengono dei discorsi, dei proclami, delle predicazioni, noi notiamo, e non soltanto nel famoso discorso di Paolo all'Areopago di Atene, ma anche in altri contesti, che nessuno può pensare che non ci possa essere stata un'esperienza rispettivamente di Pietro e di Paolo alla base nei momenti in cui proclamavano l'Evangelo, ma che questi discorsi siano stati pronunciati secondo l'elevatezza culturale e di impostazione biblica che mostrano in questi discorsi degli Atti è molto improbabile. Esattamente come succedeva per tanti autori dell'antichità ellenistica, e non soltanto ellenistica, dove i grandi personaggi tenevano discorsi in queste opere storiografiche, discorsi che erano chiaramente un rimodellamento molto significativo da parte degli autori, da parte dei redattori. Però io non vorrei aver creato a nessuno difficoltà dal punto di vista della, come posso dire, della storicità di questi fatti, perché il tema della storicità degli Atti è un tema assolutamente fondamentale. Infatti ho visto alcuni volti che cominciavano a preoccuparsi, ma io non ho l'obiettivo fondamentale in questo corso di scandalizzare qualcuno o di dargli la sensazione che io stia distruggendo dall'esterno o dall'interno idee che si sono sovrapposte e sedimentate nei decenni, assolutamente. Il mio obiettivo però è di cercare di mostrare nel modo più corretto e attento possibile quali sono gli elementi storici che gli Atti degli Apostoli propongono e quali sono invece le ricostruzioni di carattere teologico, non meno importanti, ma distinte dall'ambito storico che il redattore stesso propone. Allora, se noi ci facciamo la domanda fondamentale, qual è l'affidabilità storica degli Atti degli Apostoli? E in seconda battuta ci chiediamo, ma gli Atti sono un'opera storica o un'opera teologica? Probabilmente arriveremo alla fine del corso semplicemente facendo il catalogo delle opinioni a confronto. Perché gli Atti degli Apostoli hanno due particolarità nell'ambito neotestamentario. La prima è quella appunto di creare il dibattito sulla loro maggiore o minore storicità. E l'altro aspetto fondamentale è quello di avere una tradizione manoscritta ricchissima e piuttosto tormentata. Voi avete decine di testimonianze manoscritte, più o meno complete, degli Atti degli Apostoli, nell'arco di tempo che va dal III, IV al XII secolo d.C. Quindi tutte le volte che si fa un lavoro di critica testuale riferito agli Atti degli Apostoli, mediamente si entra in un ginepraio di rara complessità. Perché noi abbiamo nei testi a nostra disposizione, nelle nostre traduzioni, il punto d'arrivo di questo lunghissimo, ricchissimo e importante lavoro. Ma mentre per altri libri del Nuovo Testamento la tradizione è più, diciamo, meno ricca, meno plurale, nel caso degli Atti degli Apostoli c'è un'impressionante pluralità. E quindi quando voi dovete fare un lavoro, per esempio, individuare di un singolo passo qual è la versione verosimilmente più affidabile, è del tutto evidente che se voi confrontate due testimoni avete un certo lavoro, se ne confrontate 20, evidentemente il lavoro è di tutt'altra complessità. E nel caso degli Atti degli Apostoli ci troviamo in questo secondo caso, non nel primo. Allora, è del tutto evidente che, rispondendo alle due domande che ho posto prima, e poi ci fermiamo per qualche istante per la vostra sopravvivenza, il nostro obiettivo fondamentale è cercare di tener conto dei dati che emergono, e ce ne accorgeremo anche nel corso del nostro lavoro di analisi. Allora, che cosa vuol fare il redattore lucano? Ecco, se noi leggiamo il solito prologo di Luca 1.1.4, il redattore ci dice che non ha voluto darci una narrazione completa delle origini cristiane, ma ha voluto darci, esprimerci, esporre fatti fondati su tradizioni sicure. Quindi già questo ci aiuta abbastanza nel rispondere a questa domanda. Perché?
Perché innanzitutto sgombra il campo dall'idea che noi dobbiamo andare a cercare la storia vera, fededegna, arcivera delle origini cristiane passo dopo passo, momento per momento. È il redattore Lucano il primo a dire che non aveva nessun obiettivo in questa direzione. Dall'altro lato, siccome noi notiamo come all'interno degli Atti degli Apostoli ci sia costantemente questa dialettica tra Israele e i pagani, questa dialettica tra il popolo di Israele e coloro che giudei non sono né per religione né per cultura, allora quello che è interessante è vedere come in questo testo, e questo è il filo conduttore che da un lato ci dà un riferimento storico e dall'altro lato uno teologico, ecco, la logica di fondo degli Atti è la logica, si dice, promessa compimento. Cioè, la promessa della salvezza al popolo di Israele, da vari elementi del popolo di Israele, viene rifiutata, viene proposta a chi giudeo non è e viene accolta in questa prospettiva universale. Allora, se noi dobbiamo cercare la risposta alla domanda che dicevamo, è storia o teologia? Noi possiamo dire che i riferimenti storici ci sono, ma la proiezione e l'orientamento teologico è assolutamente evidente. Quindi è storico l'agire del Vangelo di Gesù Cristo annunciato in vari contesti culturali e geografici del Mediterraneo? Sicuramente. È storico che la scelta sia stata quella di progredire in questa logica universale e di non far restare l'annuncio all'interno del giudaismo? È sicuramente storico. Basta vedere gli effetti. Ma come questo si è verificato in termini di cronaca minuto per minuto, giorno per giorno, anno per anno di questo processo? Ecco, questi sono elementi che in larga misura ci sfuggono. Ci siamo? Allora, ha ragione lo stesso Fabris che ho prima citato quando, chiedendosi qual è in ultima analisi il genere fondamentale di questo secondo volume dell'opera di Luca, dice: il secondo volume dell'opera di Luca può rientrare ancora nella categoria del Vangelo, perché in realtà si tratta di quell'annuncio che, risuonato per la prima volta nella sinagoga di Nazareth, è diventato storia di salvezza, proclamata dai testimoni autorizzati di Gesù risorto. Ricordate l'episodio della sinagoga di Nazareth in cui Gesù legge dal rotolo che gli viene, secondo il testo lucano, offerto due passi del profeta Isaia, sulla centralità del Vangelo come annuncio della liberazione ai poveri e ai diseredati, e chiudendo il rotolo dice: oggi si è compiuta questa parola che ha penetrato i vostri orecchi. Ecco, quello è il primo annuncio, il discorso programmatico di Gesù all'interno della versione lucana. Ecco, allora, secondo Fabris, siamo in questa continuità, una continuità nella quale questa dimensione religioso-evangelica della storia ricostruita da Luca non annulla la corposità della vicenda cristiana che si inserisce nell'ambiente storico e socioculturale del primo secolo. Certo, si inserisce nella storia del primo secolo, portando a questa storia tutto l'apporto di questa prospettiva teologica. Ecco, fermiamoci un attimo. Allora, in questo quadro, venendo alla nostra lettura del testo, iniziamo proprio dal versetto 1. Versetto molto interessante, in cui gli Atti dicono, anzi il testo lucano degli Atti dice: nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dall'inizio fino al giorno in cui, dopo aver dato disposizione agli apostoli, che aveva scelto per mezzo dello Spirito Santo, fu assunto in cielo. Allora, veniamo ai singoli elementi che mi paiono particolarmente interessanti. Allora, teniamo sempre conto delle due domande da cui siamo partiti in questo nostro pomeriggio. Che cosa dice il testo in sé? Che cosa può dire alla vita e alla cultura occidentale di oggi?
ovviamente senza illuderci di poter arrivare a chissà quale profondità nella ricostruzione e nell'attenzione del testo in sé, perché siamo lontani per cultura, per formazione, per storia, millenni, ma facendo tutti gli sforzi che sono necessari dal punto di vista scientifico e culturale. E nello stesso tempo chiedendoci poi che cosa questi valori etici ed estetici possano dire alla vita e alla cultura in cui noi siamo immersi, di cui siamo partecipi e membri. Allora, il destinatario è sempre Teofilo, un giudeo ellenista, un greco giudaizzato, forse alla parusia si scioglierà il problema. In attesa che arrivi questa soluzione, noi ci limitiamo a dire che è verosimilmente un adulto a cui il redattore lucano si propone, nel caso del Vangelo, tutta la ricostruzione relativa a Gesù per verificare la solidità formativa di queste ricostruzioni, e nel caso invece del nostro secondo libro lucano, cioè degli Atti, Teofilo, che obiettivo, scusate, il redattore si pone quale obiettivo? Quello di collocare questa sua seconda opera in assoluta continuità con quello che la prima opera è stata. Quindi, cercando di sottolineare, lo vedremo nei prossimi versetti, l'effetto di quello che il Nazareno, fino che poi li aveva lasciati con l'ascensione, aveva fatto, e le ricadute del suo messaggio diffuso dai discepoli che hanno raccolto il messaggio stesso. Quindi quello che è interessante è vedere come l'espressione che viene utilizzata, io ho tradotto nel primo racconto, il greco dice logos. Allora, che cosa vuol dire logos in questo contesto? Ovviamente, se noi fossimo nel proprio Giovanni, diremmo una cosa diversa. Potremmo tradurlo in varia forma, ma certamente noi non tradurremmo in principio era il racconto. In questo caso invece necessariamente dobbiamo fare così, perché logos, esattamente come possiamo riprendere ricostruendo il prologo di Luca, nel Vangelo secondo Luca, è esattamente il racconto di cui il redattore lucano è autore. Ma quello che è interessante è vedere come il testo ci dica nel primo racconto, e quello che ci dice ancora più importante è vedere come questo hologos non è semplicemente il racconto, infatti non c'è scritto il mio racconto, c'è scritto nel primo racconto, non c'è scritto nel mio primo racconto, ma semplicemente, voi avete l'aggettivo primo accanto al sostantivo logos nel caso specifico racconto. Allora, è il racconto di chi? Cioè, in ultima analisi, chi è il soggetto di questo racconto, l'autore di questo racconto? Certamente non il redattore lucano. È ovviamente il Kyrios esaltato, cioè è il Dio di Gesù Cristo. È chiaro che materialmente chi realizza questo racconto è Luca, chiamiamolo così. Ma questo non è semplicemente un racconto come potrebbero essercene tanti, è la continuità del racconto dell'annuncio evangelico, è la continuità di quell'annuncio evangelico al di là della morte, risurrezione e ascensione del Messia. E quindi è molto interessante vedere come il nostro autore radichi il discorso fin dall'inizio. Gesù che cosa ha fatto? Ha fatto e ha insegnato, certo. E che cosa ha fatto ulteriormente? Prima di essere assunto in cielo, ha dato disposizione agli apostoli che aveva scelto per mezzo dello Spirito Santo. Cioè, a questi apostoli ha dato l'incarico di diffondere il suo messaggio. E in ultima analisi, quindi, la finalità di questa opera, degli Atti degli Apostoli, la finalità comunque che il redattore lucano propone, è esattamente questo. Cioè di fare in modo che gli apostoli prendano il posto di Gesù in questa diffusione del suo messaggio. E allora i versetti continuano in modo assolutamente fondamentale. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio.
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella disse che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Così venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Allora, qual è il dato fondamentale? Innanzitutto ricostruire, ricollegare quello che si sta raccontando a quello che sono i fatti conclusivi e culminanti della vicenda di Gesù. E come notate, e questo è molto interessante rispetto a come si chiude la versione lucana, qui si parla di molte apparizioni, si dice che sono passati 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione, quando invece nella chiusa di Luca voi vedete che l'ascensione in unità di tempo avviene lo stesso giorno in cui Gesù appare come risorto. Allora molti si sono chiesti: ma come? Lo stesso autore dice due cose così evidentemente diverse. Qual è la ragione? Cioè, qual è il motivo fondamentale che porta il redattore lucano a differenziare così marcatamente una conclusione da un avvio, parlando sempre evidentemente dello stesso avvenimento? Procediamo e ne parleremo appena subito dopo, ma quello che è ancora interessante prima di cercare di sciogliere questo, tra virgolette, enigma, è vedere come il redattore lucano è impegnato a dare assoluta continuità al passaggio appunto tra Gesù e i suoi discepoli. Allora, innanzitutto, il testo dice: essi mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Allora, se voi andate al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi e leggete che cosa Paolo dice di del momento e della fase della risurrezione di Gesù, voi trovate esattamente questo riferimento, cioè il fatto che Gesù sia apparso risorto a vari contesti diversi in varie successioni. E quella è una testimonianza che arriva a redazione finale grosso modo 25-26 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù. Quindi a distanza di anni rispetto agli eventi, ma molto prima di quando lo mette per iscritto il redattore lucano negli Atti degli Apostoli. Eppure, in questo senso c'è continuità, una pluralità di apparizioni. Invece il Vangelo secondo Luca ci dice che tutto si è verificato nella stessa giornata. Allora, qual è la ragione fondamentale? Allora, la ragione fondamentale, secondo molti interpreti, anche contemporanei, è che diverse siano le finalità di carattere formativo. Cioè, nel Vangelo il redattore lucano è interessato a mostrare, in questo senso con una grande attenzione alle categorie espressive non bibliche, quelle dell'unità di tempo, pensate alla tragedia aristotelica, l'unità di tempo aristotelico di altri contesti, l'idea che il culmine dell'evento e il passaggio di consegne avvenga nella stessa unità di tempo, cioè nella stessa giornata, delle apparizioni del risorto, e che quindi sia formativamente importante dare questa continuità. Il redattore lucano degli Atti, il redattore degli Atti invece, che si proietta in una dimensione che è quella che va da Gesù alle prime generazioni, è più preoccupato in questa seconda fase di sottolineare appunto non soltanto l'idea che la risurrezione sia un dato storico, questo già Luca 24 l'aveva affermato in qualche attraverso l'apparizione di Gesù che cerca ci fa dare del pesce da mangiare, per esempio, o fa vedere i punti dove i chiodi hanno lasciato il segno, oppure altro. Ma in questo caso, cioè nel caso degli Atti degli Apostoli, l'idea di sottolineare come ci sia stato del tempo tra le apparizioni del risorto, la prima, e l'ascensione, perché i discepoli potessero far mente locale sulla situazione, potessero in modo significativo entrare in questa logica di testimonianza che si avrebbero dovuto recare.
chiaro il discorso? Se io 100 anni fa fossi stato qui e avessi detto questa cosa, non sarei più tornato una seconda volta. Forse anche 60 anni fa. Questo per darvi l'idea di come i cambiamenti sono stati significativi a tanti livelli. Cambiamenti dal punto di vista della ricezione dell'attenzione ai testi, della libertà di intervento sui testi, della libertà di comprensione. Nell'ambito della Chiesa Cattolica il Vaticano II non è certamente passato in vano da questo punto di vista. Ecco, però quello che è importante è, come dicevo già all'inizio di questa nostra lezione, non confondere l'attenzione storica con la volontà di essere storicistici, cioè di andare alla ricerca di una verità di tipo tangibile, come se ci stessimo occupando, per esempio, di un esperimento di chimica o dell'osservazione del comportamento degli animali. È un altro tipo di verità, un'altra fisionomia di verità, molto più vicina alla verità, per esempio, del rapporto d'amore tra due persone che sono innamorate, che non possono toccare quell'amore, ma che sanno benissimo che quell'amore è assolutamente vero. Ecco, allora, in un quadro come questo, è molto interessante, nel testo che abbiamo appena letto, vedere come è la richiesta che i discepoli gli fanno. Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ecco, questo è un dato interessantissimo. Allora, voi sapete che noi, quando siamo all'altezza della predicazione del Nazareno, della morte e della risurrezione del Nazareno, e negli anni successivi, abbiamo una pluralità di correnti giudaiche, e all'interno di queste correnti c'è il filone, più o meno esteso, di questi discepoli, di questo predicatore Gesù di Nazareth, morto in croce, che progressivamente, innanzitutto in ambito domestico, cioè all'interno delle loro case, e poi progressivamente allargando il campo, dimostrano di essere qualche cosa di diverso, e questo è un processo che avviene nel corso di vari decenni, rispetto al giudaismo tout court. Allora, il fatto che degli apostoli, dei discepoli sostanzialmente di tradizione e radice giudaica, vogliano fare questa domanda è molto interessante. Costoro dimostrano di essere ancora nella logica del Messia atteso dai giudei. Infatti il testo dice, parla di ricostruzione di ricostituzione del regno di Israele. Il discorso che viene fatto invece dal Nazareno è un discorso diverso, perché quello che egli propone, e il testo lo dice con chiarezza, è una proiezione che va al di là di quello che costoro si attendono. Allora, quello che loro si attendono è la ricostituzione in qualche modo di un passato o di un'attesa legata al passato. Il redattore lucano invece ci dice, per quello che il testo ci propone, che la risposta del Nazareno risorto qual è? Anzitutto avoca a Dio la scelta dei tempi per la ricostituzione di questo regno, ma quel che è più importante, proietta coloro che gli stanno parlando sulla testimonianza relativamente a quello che egli ha fatto e ha detto nella dimensione universale più ampia possibile. Cioè, non è più questione di Israele nel senso di riferimento al passato, è questione di annuncio dell'Evangelo in una logica che va dalla Giudea a tutto il mondo. Quindi quello che è importante è sottolineare come quello che le versioni evangeliche, Luca in particolare, hanno compiuto dal punto di vista dell'annuncio di quello che Gesù ha fatto e ha detto, arrivando al culmine della morte di croce e poi dell'apparizione come risorto, deve poter continuare in una logica che parte dalla Giudea, supera la prospettiva del regno da ricostituire, del regno di Israele da ricostituire, e porta questo annuncio in tutte le direzioni possibili. Ci siamo? Allora, noi capiamo allora il senso, fin da questi primi versetti, degli Atti degli Apostoli come il complemento decisivo dei Vangeli. Il complemento decisivo, nel caso specifico, del Vangelo secondo Luca.
Perché è decisivo? Perché se il discorso fosse rimasto, pur con tutta l'importanza di questo discorso, all'esperienza del Nazareno crocifisso e risorto, senza che questi eventi e quel che in precedenza il Nazareno aveva realizzato nella sua vita fossero stati diffusi, tutto sarebbe rimasto all'interno del contesto giudaico tout court, quindi all'interno del contesto palestinese sostanzialmente. Ma quello che succede, in particolare dopo le affermazioni del Nazareno nell'ultima cena, il mio corpo è questo, il mio sangue è questo, fate questo in memoria di me. E ciò che avviene successivamente, per poter essere effettivamente annuncio di salvezza, deve potersi diffondere in tutte le direzioni possibili. Allora, a questo punto però viene una domanda spontanea. Ma gli undici erano consapevoli in quel momento di trovarsi di fronte a qualche cosa di sensibilmente diverso rispetto a quel che avevano vissuto in precedenza? È una domanda, ovviamente, a cui dare risposta è estremamente difficile. Quello che il testo degli Atti ci dice è che il Nazareno risorto vuole mettere i suoi discepoli, loro che sono presenti intorno a lui, nella proiezione non di guardare a un passato che va rinverdito, ma nella logica di guardare a un futuro di cui questo passato è una radice imprescindibile, ma una radice che deve poter attecchire in una logica molto più larga. Quello che è interessante è vedere, e lo ricorda l'esegeta Lucci nel suo volume Testimoni del Risorto, le parole del Risorto sottolineano che la testimonianza alla quale sono chiamati gli undici appare essere così importante da richiedere un'effusione del tutto speciale che va accolta con atteggiamento di profonda attesa. In altre parole, che cos'è lo Spirito Santo che si attende, di cui è attesa la presenza, l'intervento, l'azione? Ecco, anche su questo varrà la pena di essere molto attenti nel corso delle nostre lezioni, perché anche sulla nozione di Spirito Santo e sulla sua azione dall'antichità alla contemporaneità dobbiamo riconoscere che le idee sono perlomeno varie. Ora, è chiaro che le idee debbano sempre essere varie, ciascuno deve giustamente avere le proprie, ma un conto è avere le proprie idee, un conto è avere su certe cose una confusione drammatica. Allora, quando noi ragioniamo nella logica dello Spirito, pensando allo Spirito di Dio che aleggia sulle acque al momento della creazione, e giù, di libro in libro, attraverso l'Antico Testamento, arriviamo al Nuovo, e ci chiediamo, questo Spirito di cui si attende l'effusione, che cos'è? Dobbiamo stare alla larga, mi permetto di dirlo adesso e forse lo ripeterò tante volte, mi scuso per le ripetizioni, dobbiamo stare alla larga da qualsiasi tipo di atteggiamento magico, da qualsiasi tipo di idea che sia una specie di infusione che viene dall'altro, che tocca alcuni, non tocca altri, non si capisce perché tocchi alcuni e non tocchi altri. Allora, con il linguaggio, lo vedremo nel racconto di Luca 2, di Atti 2 in particolare, nel linguaggio dell'antichità, cioè con delle categorie comprensibili in quel momento, il testo degli Atti che cosa ci dice fin da questi primi versetti 3-8? Ci dice che lo Spirito che viene atteso, Spirito che verrà, è la presenza di Dio nel cuore di questi discepoli. La motivazione che entro sentiranno forte di continuare in quello che il Nazareno risorto a loro annunciato in questa forma. Ci siamo? E allora, se noi consideriamo questi dati e cerchiamo di cogliere quelli che sono, direi, mi pare in modo abbastanza evidente, i versetti dinanzi a noi, noi, e procediamo in questa lettura, vediamo come quanto viene dai versetti 9 e seguenti è molto importante. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo.
E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allora, costoro annunciano essenzialmente che cosa? Dopo l'ascensione che si verifica nei termini che abbiamo visto, annuncia che da questo momento è fondamentale attendere il ritorno. Ma nel frattempo costoro che cosa devono fare? Esattamente quello che è stato evocato fino al versetto precedente, cioè svolgere una funzione testimoniale che di volta in volta si verifica e che occuperà tutto il tempo intercorrente tra l'ascensione al cielo del Nazareno risorto e il suo ritorno alla fine della storia. Storia ovviamente con la S maiuscola. Quindi è quello che tecnicamente si chiama l'interim dell'attesa. Cioè in questa fase tutti, a cominciare da costoro, e vedremo che accanto agli undici ci sono i fratelli di Gesù, c'è Maria, quindi c'è un contesto più largo che non quello soltanto degli undici privati di Giuda. Ecco, in questa fase così significativa, così importante, della cui durata i tempi non sono stabiliti, agli uomini non è dato di sapere, l'obiettivo fondamentale è essere fedeli a questo annuncio, dare continuità in senso universale a questo annuncio. E allora vedete come in questo quadro davvero molto interessante, Le Platonier, un altro commentatore degli Atti degli Apostoli di tradizione francese, dice: in questa nuova prospettiva è opportuno mettere in luce che è stato lasciato loro il tempo di assimilare quell'evento inaudito che è la risurrezione del loro maestro. E in questa prospettiva proprio questo annuncio ha una sua continuità negli ultimi versetti di questo passaggio. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelote e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. E siamo appunto al capitolo 1, versetti 12 e seguenti. Allora, in un quadro come questo, che sono i dati che noi vediamo abbastanza chiaramente espressi? Anzitutto il luogo, un luogo familiare a loro, non soltanto la provenienza dal Monte degli Ulivi, ma anche il luogo dove essi abitavano e dove si riuniscono, dopo aver ascoltato quanto è stato detto in precedenza. E a questo punto il testo degli Atti identifica una serie di persone con nome, in modo molto chiaro, molto netto. Gli undici, alcune donne, Maria e i fratelli di lui. Ecco, allora su questo argomento, prima di avviarci a concludere questa nostra prima serie di lezioni, forse vale la pena di dire qualche cosa di molto garbato, ma spero di abbastanza chiaro. Noi nel corso dei secoli abbiamo fatto le acrobazie più incredibili per dare all'espressione fratelli di Gesù qualsiasi tipo di interpretazione possibile tranne quella più normale. Questo perché? Perché per ragioni culturali e religiose molto comprensibili siamo arrivati sino alla, in quel caso siamo al VI secolo dopo Cristo, alla dogmatizzazione della perenne verginità di Maria. E basta vedere i testi di riferimento e questo è molto chiaro. Allora, tutto questo è del tutto comprensibile in una dinamica di esaltazione di Maria attraverso la cultura greca, ma non ha nessun tipo di riferimento concreto né alla cultura giudaica, per la quale una donna senza figli era guardata con grande sospetto e una con un figlio solo, tutto sommato con qualche preoccupazione, ma non ha nessun tipo di aggancio neppure a livello neotestamentario, ma niente di niente. Allora, in questo contesto noi che cosa abbiamo? Maria, gli undici, altre donne, gli altri figli di Maria, verosimilmente,
Il ruolo generale qual è? Quello di essere attenti, il testo lo dice, assidui e concordi nella preghiera. Ma in un contesto, dobbiamo riconoscerlo, in cui niente ci fa pensare che siamo fuori dalla cultura giudaica. Cioè, Gesù è apparso come risorto, ha annunciato loro che cosa essi avrebbero dovuto vivere. È asceso al cielo. Nel Vangelo secondo Luca i discepoli ritornano al Tempio, lodando Dio. Negli Atti degli Apostoli tutti si riuniscono nel luogo dove abitavano, si confrontano e la preghiera è l'elemento qualificante, sempre restando all'interno di questo contesto. D'altra parte, per sentir parlare per la prima volta di cristiani, noi dobbiamo attendere il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli. Questo cosa significa? Che questo primo capitolo, questi primi versetti, sono lo specchio di che cosa? Sono lo specchio di un processo, quello della uscita dei cristiani dal giudaismo, che è solo iniziato. Processo che continua nei decenni e che all'epoca in cui il redattore lucano mette per iscritto il Vangelo prima e gli Atti poi, è già in fase piuttosto avanzata, ma non è ancora arrivato al suo compimento, che probabilmente sarà tra la fine del primo secolo e l'inizio del secondo. Perché, come voi tutti certamente sapete, nell'ambito della cultura giudaica, accanto a coloro che erano grandi sostenitori dei famosi 613 precetti e di tutto il giuridicismo collegato, c'erano filoni del giudaismo che, per adoperare un'espressione sintomatica e abbastanza didattica, erano fedeli al principio misericordia voglio e non sacrificio, che in vari testi profetici è variamente presentato. Allora, Gesù di Nazaret a quale riferimento guarda? Di quale corrente in senso largo è? Non certamente della corrente dei 613 precetti, per schematizzare, ma piuttosto di questa seconda. Tanti filoni in qualche modo convergenti. Nel momento in cui, dopo aver vissuto da predicatore giudaico, peraltro attento a nessun tipo di pregiudizio, a nessun tipo di purità rituale, per le ragioni che sappiamo, nell'ultima cena arriviamo alle affermazioni «il mio corpo è questo, il mio sangue è questo, fate questo in memoria di me», è del tutto evidente che il salto, il cambiamento è significativo rispetto alle radici giudaiche. Ma prima che questa dimensione, dopo la risurrezione, dopo l'ascensione, diventi consapevolezza all'interno di questo contesto, che a questo punto non è più solo giudaico, ma a cui si sono aggiunte varie persone provenienti dal paganesimo, prima che costoro arrivino alla consapevolezza di essere altro dai giudei, il processo è piuttosto lungo. Detto in altre parole, e concludo, non è che risorto Gesù, schiacciando un pulsante, tutti si sono scoperti cristiani, Ecco, non vorrei sembrare troppo schematico, e sono disposto ovviamente domani a qualsiasi tipo di approfondimento iniziando le nostre lezioni, però questo è un dato di cui dobbiamo essere assolutamente consapevoli. E quindi, quando alla metà del capitolo primo tutti costoro si riuniscono e sono in un contesto dove sempre di più vanno verso una convergenza nel essere testimoni di quello che è stato loro annunciato, beh, certamente questo discorso porta con sé tutta una serie di approfondimenti che avremo modo di condurre, direi, a cominciare da domani.